C'è stato tolto un'autorizzazione pubblico spettacolo perché non avevamo requisiti che sono necessari, idranti, oltre le 300 persone, e noi avevamo un'autorizzazione per 99 persone. Riguardo alla scia dell'antincendio, sono stata stamattina ai vigili del fuoco. È un problema semplicemente di carta, perché c'è stato un errore, e se io avessi 2.500 euro lunedì mattina avrei la scia a posto. Poi ci sono... No, è per dire che sull'idoneità, e quindi che c'è l'ambiente salubre per poter fare tutto quello che c'è da fare, l'ambiente che è dalla sicurezza nel caso degli eventi, eccetera, eccetera, anche per i lavoratori, eccetera, è tutto documentato e certificato con attestazioni ufficiali. Quindi non possono dire che non ci si possono fare le cose. No, io non mi è capito, ho fatto un esempio che non era calzante. Loro dicono, in questo locale doveva essere una, all'interno della pubblica amministrazione, con qualsiasi sindaco di qualsiasi colore, avvengono questi giochini. Io mi sto rendendo conto che però ci sono molte cose che non vengono fatte e che invece potrebbero essere fatte dalla pubblica amministrazione, non la parte politica ma la parte tecnica. Qua c'è la volontà politica del municipio. Qui noi abbiamo mandato lettere, noi abbiamo la Cervi che è proprio 10 giorni fa ha scritto: avete mandato dal gabinetto della sindaca e dalla sindaca in persona di procedere con il bando che sapevamo già che fosse fatto e finito. Apprendiamo che avete mandato invece una lettera a te Monica, in cui avete detto che lei deve lasciare. Che cosa succede? Perché noi pensavamo procedete con il bando, e questi ci hanno risposto: noi non procediamo proprio con niente, perché abbiamo scoperto che quel locale non ha l'agibilità per poter fare spettacoli. Quindi sono iniziate tutte le riunioni di qui sopra e abbiamo comunque detto che loro devono fare questa cosa, e loro ci dicono: volete essere denunciati in procura, ci state chiedendo di commettere un'illegalità, e noi abbiamo detto: già mai, non vi stiamo dicendo di commettere un reato o di però, cioè, nel senso, inviateci immediatamente tutta la documentazione.